Molte volte la sua presenza è strettamente legata a quella del picchio rosso maggiore, che presenta analoghe necessità ambientali e che spesso fornisce a questa setta le cavità adatte per la nidificazione. Questa specie predilige i boschi maturi, misti e di sedani, con abbondanza di alberi marci o marcescenti, dove ricerca il cibo costituito per la gran parte da insetti, corticoli e xilofagi e dalle loro larve. In Italia il picchio d'orso bianco è presente nelle fitte faggete appenniniche, particolarmente dove esistono ancora piante decisamente vecchie. Vive di preferenza sulle pendici soleggiate montane, rocciose e sassose, alternate a cespuglieti di rododendri, vegetazione di basso fusto e boschi non troppo folti. Si spinge anche a notevole altezza sui territori brulli, oltre il limite delle nevi, fino a 3.000 metri sul livello del mare. Come il codirozzone, è un tipico abitatore dei pendii aridi assolati, ma ancora più di quello è legato alla presenza di ampie e alte pareti rocciose, possibilmente esposte a mezzogiorno. Rispetto al codirozzone, mostra una maggior propensione nell'utilizzare come posti di canto, di osservazione e anche di nidificazione gli edifici come le chiese, le torri, i castelli, eccetera. Questa specie si installa abitualmente negli alberi a foglie caduche, su pioppi e olmi in prossimità dell'acqua, nei boschi di querce, nei frutteti, sverna nelle savane e nelle foreste tropicali. Tra le conifere sosta preferenzialmente sui pini, evitando le foreste di abeti. Il codirossone preferisce un ambiente caldo e asciutto con un terreno molto accidentato che possa offrire in abbondanza nascondigli e punti dominanti. Oltre alle pietre sono anche necessarie per la ricerca di buona parte del cibo delle estensioni erbose, mentre la presenza di alberi ed arbusti sparsi è molto favorevole, ma non obbligatoria. Possiamo così incontrare questa specie a livello del mare, sulle coste rocciose, nelle pianure con massi sparsi e vegetazione steppica. È un tipico abitatore delle pareti rocciose ripide e strapiombanti, percorse da spaccature e fessure, con una spiccata preferenza per gli ambienti freschi e umidi che si incontrano in valloni profondamente incassati o in gole attraversate da torrenti. Non è però legato esclusivamente all'alta montagna, poiché il suo dominio abituale si estende tra i 1.000 e i 2.000 metri e non sono rari i casi di nidificazione a quote inferiori, anche se solo eccezionalmente si stabilisce sotto 400 metri.